bisogno di gente onesta, seria e soprattutto che abbia realmente voglia di cambiare le cose, perché è questo che manca. E non dietro una scrivania. Io, diciamo, a volte vedo, poche volte vedo in Italia dei sindaci, degli amministratori locali che vanno in prima persona sui cantieri, vanno in prima persona a voler risolvere queste cose. E io penso che questa sia la strada giusta. Bisogna rendere conto ai cittadini che comunque votano e bisogna portare una soluzione concreta alle persone. La gente si è stufata di sentire cose che non ci riguardano, come ad esempio, o meglio, vogliono sentire cose che toccano con mano, come sistemeranno una strada, come sistemeranno un marciapiede, come sistemeranno l'illuminazione. Noi abbiamo bisogno adesso di sistemare prima tutta la città, perché è troppo abbandonata da troppo tempo, siamo tutti quanti consapevoli. Io penso che, vi faccio un esempio che vuole essere magari anche una battuta, ma non lo è in realtà. Io immagino un cittadino di Pampano Beach, in America, che arriva a Termoli Sud, a Rio Vivo, e trova il cartello con scritto Termoli, città gemellata con Pampano Beach. Poi trova le cannucce, discariche abusive, strade disastrate. Io penso che come minimo ci cita per danni un cittadino di Pampano Beach a una situazione del genere. Io penso che è arrivato il momento di cambiare marcia, stravolgere tutto e dedicarsi alla città a 360 gradi. Termoli ha bisogno dei suoi cittadini. Grazie a tutti. E da domani, insomma, si torna al lavoro cercando di portare un'alternativa valida insieme a Massimo. Grazie a tutti. Parola Massimo Romano.